Signorina Gioiamore, signorina Gioiamore, guardi, guardi questa lettera. Non è per Babbo Natale, è per Alexandra, assistente di Babbo Natale. Oh, deve essere un errore. La restituirò subito a Babbo Natale. Ecco fatto, le ho portato la lista completa. Allora, abbiamo 258 bambole, 400... Signorina Gioiamore! È un oltraggio, un vero oltraggio! È entrato qualcuno stanotte! Hanno rubato qualcosa? Quasi! Tutti i rotoli sono stati srotolati! I rotoli? Quali rotoli? I rotoli di stoffa, che domande! Li usiamo per fare le maschere e i vestiti delle bambole! Hanno anche usato la macchina da cucire! Sai dov'è la signorina Gioiamore? Va avvertita subito! Sì, hai ragione! Io pensavo che fosse qui! Che idea assurda, figliolo! Chi può essere entrato per usare una macchina da cucire? Hai visto la signorina Gioiamore? Perché non mi aiuti a fissare questi pannelli solari? Pannelli solari? A che cosa servono? Assorbono i raggi solari e poi li trasformano in energia. Così questa mia vecchia slitta potrà muoversi da sola. Ma non si scioglierà il ghiaccio? Sciogliere il ghiaccio? Questa è davvero buona! Da quando il sole scioglie il ghiaccio da queste parti? La signorina Gioiamore non è qui. Deve essere nella sua stanza. Mia cara signora, lei è così bella, così elegante! Mi permetta di chiederle... Oh. Fai qui. E tu? Oh no, se n'è andato. È tutta colpa mia. Ehi, guarda un po'. Chiunque fosse ha dimenticato qui il suo lavoretto. Diamo un'occhiata. Ehi, è un vestito da principessa! Esatto, ed è il modello numero B513, conosciuto come il vestito della Bella Addormentata. Ma non ho mai visto una bambola di queste dimensioni. Io non ci capisco più niente. Sai quello che devi fare, Nicholas? Capitano, non abbandona mai la nave! La slitta magari sì! Sei davvero incorreggibile! Se non ci fosse stato Nicholas, saresti annegato! Beatrice, perché sei truccata come una bambola russa? Mi sono offerta di aiutare gli elfi a testare un nuovo trucco da principessa! Tutto qui! Molto bene, adesso passiamo alle cose importanti. Che cosa ne pensi della mia invenzione? Non è assolutamente fantastica? Sarebbe ancora più fantastica se non avesse sciolto il ghiaccio, Babbo Natale. Dettaglio insignificante, sono certo che troveremo una soluzione. E se fissassi i pannelli solari un po' più in alto, retti da due paletti, per esempio, così sarebbero più lontani dal ghiaccio. Non so come farei senza di te, Nicholas. Tu diventerai un grande Babbo Natale. E non è tutto. Ah!
Ho cercato di seguire alla lettera i disegni che la signorina Gioiamore ha fatto al computer. Presto, venite a vedere! Qualcuno ha aperto le scatole del trucco! Oh, le scatole del trucco. Bene, bene. Dai, seguiamola. Dobbiamo andare a fondo su questa storia. Lo vedi? Avevo ragione. Non può essere stata lei. La lettera ad Alexandra. Come ho fatto a non pensarci prima? Deve essere il suo pseudonimo. Ecco perché si comporta in modo strano. Ecco. Eh? È appena arrivata un'altra lettera. Guardate l'indirizzo. Alexandra, ma come facciamo a scoprire che cosa c'è dentro? Ci penso io. Userò i miei poteri per leggerla senza aprirla. No, no, no. Questo sarebbe sbagliato. Ve lo dico io cosa faremo. Signorina Gioiamore, c'è un'altra lettera per lei. La lascio sulla scrivania. Oh! Santa Elfino, avevi ragione tu, Nicholas. È la signorina Gioiamore che usa la nostra macchina da cucire. Ma questo è il B412, il vestito da Biancaneve, quindi deve aver cambiato idea. Ah, non ha rifinito bene, si vede che è una principiante. Oh. Oh no, l'avete scoperto! Oh, come mi vergogno! Nicholas! Nicholas! Beh, a quanto pare, se vuoi che sia fatta una cosa, fattela da solo. Grazie, amici miei! Mi sono resa conto che un giorno Babbo Natale sarebbe andato in pensione, così mi sono detta, rimarrai sola, Beatrice! E, beh, in fondo, trovare il principe azzurro non è una questione d'età. Ma ci sono io! E io! E io! E io! E io! Voi siete molto cari, ma... un giorno Nicholas vorrà avere una governante che sia un po' più giovane, qualcuno che abbia quasi la sua età. No! No! No. Signorina Gioiamore, non voglio assolutamente che lei vada via. E se io avessi mai una madre che si sente sola, allora farei il possibile per aiutarla a trovare un marito. Dici davvero? Con un pizzico di fortuna ne troveremo uno che non vive neanche lontano. Chissà, forse la lettera che ho appena ricevuto dice che avrò il primo appuntamento proprio questa sera, sulla sponda ghiacciata. Questo deve essere lui! E io non ho ancora trovato un vestito decente da mettermi! Oh! Proprio io! Oh, è un sogno! Amici, come posso ringraziarvi? Sono così felice! Sono preoccupato, signorina Gioiamore. Babbo Natale non è ancora tornato. Quei pannelli funzionano solo quando c'è il sole. Non vorrei che avessi avuto dei problemi. Beh, allora trovatelo, presto! Povera me, arriverò tardi al mio appuntamento se non mi sbrigo! Oh, oh, Beatrice, sei davvero, davvero sicura che vuoi lasciare tutto questo? Aspettatemi! Oh, sono stata una vera egoista! Babbo Natale non può farcela senza di me! E il fatto che sia in pericolo lo dimostra! Vi prego, fatemi venire con voi! Speriamo che non prenda un raffreddore. Guardate! Le tracce della slitta! Sì!
coraggio, bellezza mia! Un po' più avanti e ci siamo! Babbo Natale! Siamo venuti a salvarti! Non ho bisogno di essere salvato, va tutto benissimo! Sto soltanto facendo delle prove! Salta su, Babbo Natale! Torneremo domani a prendere la slitta! Me la cavo da solo! I pannelli solari funzionano anche con i raggi lunari! Babbo Natale, è tardi! Non essere infantile, per favore! Beh, niente di grave. Serve qualche piccola modifica e quella slitta sarà perfetta. Sai, Nicholas, non mi dispiace di non essere andata all'appuntamento. Vivere insieme a voi due vale tutti i principi azzurri del mondo. Allora, si può sapere che cosa state tramando?